Romeo. Denominazione di origine mantovana, vi raccontiamo la storia di Supino, azienda Benefit fondata nel 1976 da Luigi e Adelia Supino per rispondere alle esigenze delle aziende e rendere confortevoli, sicuri e moderni i luoghi di lavoro. L'azienda nasce nel 1976 fondata da mio papà, quindi Luigi Supino, e sempre comunque affiancato dalla mamma Adelia, che tuttora oggi è il mio socio, quindi lavora ancora con me. Comunque l'azienda nasce appunto oltre quasi 50 anni fa, partendo con le scaffalature industriali, scaffali per comunque archivio e per l'industria. Poi diciamo, ha preso anche la piega dell'arredamento per ufficio, perché all'epoca i mobili per ufficio erano di ferro, erano di metallo, quindi le scrivanie, gli armadi. Perché erano proprio attrezzature per il lavoro. Poi con l'evoluzione del mercato si sono appunto modificati, diventando veri e propri oggetti d'arredo e di design. Motivo per cui oggi la nostra azienda ha due divisioni, arredamento per ufficio e scaffalature industriali. Per entrambe abbiamo competenze specifiche tecniche, due uffici tecnici. La nostra azienda principalmente lavora sulla zona di Mantova e di Verona, dove comunque abbiamo un'altra sede, uno showroom di oltre 700 metri quadri. Però diciamo che il raggio d'azione ormai si è spostato, lavoriamo su tutta Italia, comunque aziende veronesi che hanno filiali in giro, piuttosto che comunque clienti che ci trovano. Il web ci dà comunque l'opportunità di essere ormai dappertutto. Siamo organizzati e strutturati con delle squadre interne di montaggi, per cui dove ci chiamano noi andiamo. Uno dei nostri punti di forza è che riusciamo a rispondere a tutte le esigenze dei clienti. Quando dico tutte non esagero, veramente noi quando riceviamo una richiesta, generalmente un cliente ha una problematica, una necessità, noi ci ingegniamo e facciamo di tutto per risolverla. Non è sempre magari come era partita all'inizio, quindi si evolve, si trovano soluzioni differenti, ma riusciamo sempre a trovare soluzioni. Sempre per la nostra squadra fortissima, come piace chiamarla a me, dall'ufficio tecnico all'ufficio logistica alle consegne, riusciamo sempre ad avere un cliente soddisfatto e contento. Sono in azienda dal 2002, quindi oggi ho quasi 44 anni, sono quindi più di 20 anni che sono in azienda. Quindi ho cominciato con la classica gavetta, quindi sono entrata in ufficio tecnico, quindi disegnavo, progettavo, poi tecnico commerciale, perché è data la mia predisposizione, ho fatto questo passaggio. Poi responsabile commerciale marketing e niente, poi quando mio papà mi ha fatto fare le prove, mi ha dato la possibilità di crescere proprio nelle competenze. Quando poi purtroppo 5 anni fa ha saputo di essere ammalato, ha deciso di farmi fare le prove. Quindi lui ha fatto un passetto indietro e mi ha detto: prova tu a fare l'imprenditore, prova tu a gestire l'azienda. Quindi ho avuto un periodo in cui ho potuto gestire la situazione con la sicurezza e la tranquillità che c'era papà, perché comunque non è scontato, Quindi ho avuto la fortuna di avere un papà lungimirante che mi ha dato la possibilità di crescere e di imparare. E il risultato comunque è stato buono, quindi il passaggio, io lo dico passaggio di consegne, non passaggio generazionale, perché si convive, si cresce insieme. Le consegne poi vengono passate e quindi si impara a fare le cose. E mi sembra che sia riuscito bene, perché siamo in 16, tutti i ragazzi sono affiatati, legati, mi supportano. Io ho sempre detto loro: se ci siete voi ci sono anch'io, se ci sono io ci siete voi. E il risultato è stato ottimale. Passaggio internazionale riuscito. Uno degli insegnamenti di mio papà, che mi piace ricordare e che comunque porto sempre con me, è che a ogni problema c'è una soluzione. E se non c'è una soluzione vuol dire che non è un problema. Quindi io quando parlo sempre con i ragazzi dico: ragazzi, da qualche parte si deve andare, c'è da fare, se no non è un problema. Quindi chiedo sempre a loro di venire da me con una proposta di soluzione, con quella poi ci ragioniamo e andiamo avanti, e di solito in un senso o nell'altro la risolviamo.
ho sentito parlare di società benefit nel 2002 da un consulente, quello che ci aveva affiancato nel passaggio generazionale, e mi ispirava, mi piaceva, mi sono documentata e ho capito che società benefit eravamo noi. La società benefit, giusto perché tantissimi non sanno che cos'è, e tra gli obiettivi della società benefit c'è divulgare questo pensiero, è un'azienda, un'impresa, una società che oltre allo scopo di lucro, perché insomma tutti diciamo non lavoriamo per la gloria, ma è di creare valore per le persone, per la comunità, il territorio e l'ambiente. Quindi noi nel 2023, io e la mia mamma, siamo andate dal notaio, abbiamo modificato il nostro statuto, il nome della società, quindi adesso siamo Supino SRL Società Benefit, o SB in breve, e abbiamo proprio creato un modo di lavorare. Quindi noi Società Benefit da sempre, perché comunque ci piace lavorare con le persone, con i clienti, cercando di essere utili, insomma, quindi cerchiamo di guadagnare, ma sempre con uno stile, con un'etica. Per questo abbiamo anche un codice etico, tra un po' uscirà la nostra relazione d'impatto 2023, perché la società benefit non è solo un titolo, ma è proprio da documentare, nel senso che questa relazione d'impatto va a raccogliere dati, perché è misurabile, cioè il beneficio comune, perché appunto benefit, la traduzione sarebbe proprio beneficio comune, è misurabile. Quindi adesso ce l'abbiamo pronta, sarà divulgata a fine mese, e poi invece a fine anno allegata al bilancio, perché è proprio una cosa formale e tangibile, insomma. Diciamo che come donna imprenditrice, mamma, moglie, e anche diciamo per il tempo che dedico all'associazione Apindustria Confidi Mantova, vorrei essere di esempio per altre donne, diciamo dando conferma che si può conciliare la vita professionale con quella diciamo personale e privata. Un sogno per Supino, un obiettivo diciamo che ci siamo dati per il 2024, è quello di migliorare l'ambiente di lavoro, ma non per quello che sono le strutture, perché ormai noi insomma siamo all'avanguardia, vendiamo mobili per ufficio, per cui siamo già in una zona di comfort, ma quanto di vivibilità e di ritmi di lavoro. Infatti abbiamo assunto nuovo personale non per aumentare il volume d'affari, che comunque è sempre cosa da tenere sott'occhio, ma per dare alle persone il tempo giusto di elaborare i progetti preventivi e di seguire il cliente, perché sennò bisogna fare tutto di corsa. Noi invece i clienti vogliamo prendercene cura e serve il tempo necessario. Non solo arredamento. Supino propone un servizio di progettazione su misura per garantire la massima efficienza, il comfort lavorativo, senza perdere di vista il lato estetico e funzionale. Creiamo un sistema lavorativo ad hoc per il cliente, studiando dai colori, dalle scelte stilistiche e dalla disposizione degli ambienti lavorativi. Utilizziamo anche un mood board, che è una tavola grafica, come vediamo questi esempi, dove raccogliamo delle immagini e attraverso anche una palette di colore diamo il concept del progetto. Noi e il nostro team, attraverso fiere, attraverso corsi con i nostri fornitori, riusciamo ad proporre poi al nostro cliente finale delle soluzioni innovative per quanto riguarda sia i materiali e sia le nuove proposte di design. Noi presentiamo sempre un progetto in 3D per far entrare il nostro cliente nei suoi ambienti di lavoro rinnovati. Può così visualizzare, oltre alla parte stilistica, anche le varie disposizioni dei nostri mobili. Come case history vi posso presentare BioA, leader mondiale nelle energie rinnovabili. Nel 2021 ci ha contattato per ampliare i suoi uffici della sede di Verona. La scelta stilistica proposta è stata una riorganizzazione degli spazi attraverso colori chiari e scelta di materiali innovativi che rappresentassero la loro filosofia aziendale. Abbiamo utilizzato come colori bianchi, colori cemento, color tortora, e più abbiamo aggiunto una punta di verde che avvicina l'azienda al concetto green. Nella reception abbiamo introdotto come materiale innovativo e green, che rappresenta la filosofia dell'azienda, il musco stabilizzato, creando dei pannelli di sfondo, in quanto la reception è proprio il biglietto da visita.
Spazi proposti nel 2024 non sono più gli spazi fissi, ma sono spazi modulabili in base alle esigenze dell'individuo. Non abbiamo più l'ufficio chiuso, ma ambienti aperti dove si possono fare call, riunioni o anche studi individuali. E i nuovi arredi sono personalizzabili e adattabili alle morfologie corporee diverse. Per esempio, i tavoli sono elevabili in altezza, le sedute riflettono l'ergonomia delle varie persone e sono personalizzabili sia dal punto di vista cromatico sia dal punto di vista operativo. Le nuove tendenze danno forma agli ambienti che non sono più luoghi di lavoro, ma spazi pensati per promuovere il benessere degli individui attraverso anche un sostegno ecologico che non è più solo la pianta nell'ufficio, ma che riflette anche una scelta coloristica e di texture che si avvicinano alla natura e prendono ispirazione ad essa. L'attenzione è focalizzata anche sul riciclo e sull'uso di materiali ecosostenibili da parte dell'azienda. Le aziende sono sempre più attente all'impatto sociale del loro arredamento e scelgono produttori che rispettano gli standard etici e di produzione del lavoro. Un approccio che va oltre alla semplice introduzione di piante nell'ambiente lavorativo, ma attraverso texture che riprendono i colori della natura e i materiali che si rivolgono ad essa. Supino si occupa anche di sicurezza e logistica con servizi all'avanguardia. Da oltre 40 anni siamo rivenditori di scaffalature. Ma come sempre non si può vendere un prodotto senza prima fare un'adeguata consulenza. I nostri servizi spaziano dalla fornitura delle scaffalature, quindi scaffalature di ogni tipo e genere industriali, fino alle ispezioni periodiche e alle relative manutenzioni, perché gli scaffali vengono danneggiati dai carrelli elevatori e pertanto vanno sempre riportati alla loro configurazione originaria per garantire la portata. Le esigenze sono tante, le scaffalature, le tipologie sono tante, pertanto possono essere scaffalature portapale tradizionali, drive-in, scaffali a gravità o anche un semplice scaffale a ripiani. L'importante è che rispondano alle esigenze del cliente. Siamo importatori unici per l'Italia delle scaffalature Netcon. Netcon è un'azienda multinazionale olandese che da oltre 70 anni produce scaffalature di prima qualità. Nel 2023 abbiamo festeggiato 20 anni di partnership con Netcon. Per noi è stato un grande traguardo in quanto ci ha permesso di soddisfare le esigenze dei nostri clienti con un prodotto certificato e di alta qualità. Sono responsabile della divisione logistica. Sono in supino da 18 anni, ho iniziato come disegnatore, e quindi disegni preventivi, fino a che poi ho preso l'onere e la responsabilità della sicurezza, fino ad arrivare appunto a essere responsabile della mia divisione. Mi occupo principalmente di key account, pertanto dei progetti importanti, e poi do supporto a tutti i miei colleghi per quanto riguardano le problematiche giornaliere che possono esserci sui cantieri, sui preventivi e sui progetti. Mi piace molto il mio lavoro, in quanto i progetti sono stimolanti, tutti i giorni abbiamo progetti diversi, clienti diversi ed esigenze diverse. Una sfida particolarmente significativa per noi è stato il progetto Dalai America, un progetto che si è concluso l'anno scorso. Dalai è un'importante azienda di Reggiolo che è specializzata nella produzione di raccordi per l'agricoltura e l'esigenza per questo specifico progetto è stata quella di trasferire una struttura di stoccaggio speciale. Una sfida significativa è sicuramente stato il progetto Dalai America, un progetto che si è concluso l'anno scorso. Dalai è un'importante azienda di Reggiolo che produce raccordi per l'agricoltura. La tematica è stata quella di trasferire un grande sistema di stoccaggio speciale per lo stoccaggio di 1500 cassoni metallici da uno dei loro magazzini di Reggiolo alla loro nuova filiale di Miami. Questo è stato un progetto per noi importante, molto diverso rispetto a quelli che siamo abituati a fare, in quanto ha toccato delle tematiche che non avevamo mai toccato.
tra cui la ricertificazione di un nostro prodotto nato in Italia, che però doveva convivere con le normative attuali americane, quindi è venuto a studiare tutto il panorama normativo e fare relativo adeguamento. E poi ci siamo occupati anche di tutto lo studio per il carico dei container, quindi imballi particolari per il carico di profilati lunghi 7 metri, come fare gli imballi, che dimensioni, rispettare i pesi. È stato veramente un progetto molto soddisfacente sia per noi ma anche per il cliente, in quanto siamo riusciti a rispettare la tabella di marcia e perciò il cliente è rimasto molto soddisfatto. Sul tema della sicurezza, attualmente c'è un po' di confusione nel panorama normativo, in quanto le norme sono in continua evoluzione e pertanto siamo obbligati a rincorrerle. Dal sisma del 2012 si è scoperto che le strutture portapallet o comunque di stoccaggio tradizionale fossero molto labili dal punto di vista sismico e pertanto fin dal 2012 abbiamo pensato di proporre sul mercato solo strutture adeguate sismicamente. Questo per noi è una sfida continua tutti i giorni, perché le scaffalature cambiano a seconda del posto dove vengono installate, quindi cambiano da comune a comune. Lo scorso anno il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha emanato delle nuove linee guida che di fatto obbligano sia chi vende sia chi acquista strutture di stoccaggio a non ignorare il problema della sismoresistenza e pertanto noi ci obblighiamo a seguire queste linee guida nei minimi dettagli. Ci occupiamo dunque del dimensionamento dei profili fino all'ancoraggio a terra, che vanno dimensionati secondo una normativa particolare, software particolari. Ci teniamo molto a diffondere la cultura della sicurezza nell'ambito scaffalatura, in quanto si è soliti ignorare un po' questo tema, però credo sia ora che tutti gli imprenditori pensino di investire in questa direzione, in quanto è necessario garantire la sicurezza dei propri operatori all'interno del magazzino. Il cliente è sempre al centro e rispondere tempestivamente a tutte le richieste è uno degli impegni quotidiani di Supino. Mi occupo principalmente di customer care, quindi la soddisfazione del cliente, partendo da quello che è la gestione, l'organizzazione della consegna e dell'installazione del prodotto nelle nostre tre divisioni, arredo negozio, ufficio e scaffalature per magazzini, fino ad arrivare al post vendita, quindi la conferma della soddisfazione del cliente piuttosto che la gestione di eventuale reclamo. Il customer care per Supino è sicuramente da considerare un valore aggiunto, perché appunto non gestiamo solo l'organizzazione della consegna e del montaggio del prodotto, ma siamo abili anche nella gestione dell'imprevisto di cantiere e anche il post vendita e la garanzia sul prodotto. In effetti, grazie alla collaborazione che negli anni abbiamo consolidato e alla fiducia che abbiamo ottenuto con i nostri partner, riusciamo ad ottenere ottimi risultati. Il cliente non sappiamo se ha sempre ragione, no? O meglio, non lo vogliamo sapere, perché è nell'etica dell'azienda raggiungere l'obiettivo di soddisfare la richiesta del cliente, senza preoccuparci di quello che è di chi può essere il colpevole. Quindi lavoriamo ogni giorno per raggiungere tale obiettivo e non ci scoraggiamo nel caso in cui qualcosa vada storto, anzi lo prendiamo come spunto per migliorare. Il feedback dei nostri clienti comunque per noi è molto importante, perché sia che sia positivo che sia negativo, perché può essere sempre uno spunto per migliorare. Infatti periodicamente mandiamo ai nostri clienti un questionario di soddisfazione dove possono indicare il loro livello di soddisfazione ed eventualmente anche aggiungere dei commenti o dei suggerimenti per noi. Allora, le situazioni che ultimamente si verificano più frequentemente, quelle un po' più scomode, sono la gestione del trasporto e del tiro al piano dei materiali, soprattutto quando si parla di edifici storici del centro piuttosto che strutture ultramoderne, magari in vetro.
Un esempio è al Valdaro, in una palazzina di vetro, un arredo, un progetto di arredo ufficio con pareti divisorie in vetro, ci siamo trovati a dover appunto portare al quarto piano queste lastre di vetro importanti, pesanti e anche voluminose, e non avendo la possibilità di utilizzare il montacarichi perché non particolarmente ampio e neanche la possibilità di smontare le finestre, abbiamo utilizzato, noleggiato una gru da 100 tonnellate con un braccio da 60 metri che ci ha permesso di portare il materiale sul terrazzo del tetto. E poi con la collaborazione di un team di facchini l'abbiamo fatto scendere al piano quarto. Effettivamente a volte ci troviamo di fronte a delle situazioni particolari che ci portano a doverci ingegnare, non trascurando la sicurezza. Altre situazioni particolari sono le urgenze. Abbiamo in effetti alcuni clienti che magari hanno una particolare urgenza di ricevere il materiale e grazie a un po' di scorta di magazzino e alla disponibilità di due squadre montaggi interne riusciamo a battere la produzione sui tempi e quindi a consegnare ed accontentare anche le richieste dei clienti più esigenti. Per la mia esperienza in azienda, che ormai dura da 8 anni, mi sento abbastanza sicura nell'affermare che grazie anche al nostro team, alla collaborazione tra i colleghi e i partner esterni, di riuscire ad affrontare anche le sfide future del mercato. Denominazione di origine mantovana torna la prossima settimana con un nuovo capitolo dedicato al nostro territorio.